Qualcuno ci è rimasto male sapendo che non sarebbe mai stato commercializzato in Europa o che perlomeno sarebbe arrivato con un certo periodo di ritardo, tant'è che si parla di febbraio 2016. Gli affezionati della gamma Notte ci sono rimasti un po' male, anche noi, quindi siamo andati a cercarlo direttamente, in questo caso da Hong Kong, il nostro Galaxy Note 5. Salve amici di Multibrand, siamo alla nostra prima recensione dopo la pausa estiva e cominciamo quindi subito con uno dei telefoni più attesi dell'anno, di fine anno, sicuramente uno tra i migliori e mi permetto di dire con un certo anticipo che secondo me è il miglior Android in circolazione. Non l'abbiamo provato in fiera perché in fiera non ci siamo andati in quanto noi multibrand abbiamo anche reparto vendite e dobbiamo curarla, dobbiamo curare tale reparto nonché il post vendita per i nostri clienti nonché amici. In questo caso siamo in possesso di questo Note da un po' di tempo, l'abbiamo stressato per bene ed oggi cercheremo di darci le nostre impressioni. Per quanto riguarda la scatola, troverete come al solito gli auricolari Samsung molto, molto simili a quelli di Apple con i vari gommini di ricambio, il cavo per la ricarica veloce insieme al caricabatterie, la parete per la ricarica veloce, ma in questo caso a noi ci è arrivato con presa asiatica, quindi dovrete in questo caso eventualmente se lo ordinate utilizzare un adattatore. Nella confezione chiaramente la spilletta per tirare fuori la nano SIM che ormai come tutti gli standard è collocata nel cassettino sulla parte alta del telefono estraibile appunto con l'apposita graffetta. Nella confezione troverete un po' di manualistica. Samsung ci ha detto di dare molto conto alle istruzioni per uno di quelli che secondo me un Neo, uno dei pochi difetti del Galaxy Note 5, ovvero il pennino. È vero che bisogna essere davvero distratti, nonché malati, per inserire il pennino al contrario, ma occhio a non fare una cosa del genere perché potreste danneggiare in maniera grave il vostro telefono, non che non funzioni più, ma comunque dovrete necessariamente ricorrere all'assistenza. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo un 76,1 mm di larghezza, 153,2 di altezza per uno spessore che tocca i 7,6 mm, un peso di 171 grammi, però devo dire che in questo caso Samsung è stata davvero intelligente per il fatto che il Note 5 non ha un display dual edge, bensì la curvatura, come sicuramente poi ben sapete, è posta sulla parte posteriore del vetro, un vetro molto resistente ma non esente da micrografi. Questo faccia sì che nonostante il telefono sia molto, diciamo così, abbia delle dimensioni abbastanza generose, si riesca a tenere in maniera perfetta in mano, davvero un grip notevole, superiore assolutamente all'S6 Age, all'S6 Age Plus. Per quanto riguarda la scheda tecnica, è di tutto rispetto, abbiamo addirittura una RAM che sale a 4 GB, due invece tagli di memoria non espandibile da 32 e da 64. Questo non è piaciuto a molti utenti Samsung, ma devo dire che la velocità del telefono è assolutamente pregevole, grazie alle memorie molto veloci che sono state implementate. Processore, un Exynos 7 Octa-Core 7420, Samsung è proprietario. Non ha attuato in questo caso le politiche di altri top di gamma che hanno scelto, secondo me in maniera errata, lo Snapdragon, che come dico sempre è un display e un processore energivoro e che procura anche dei surriscaldamenti abbastanza gravi ai telefoni. Devo dire che questo Note si riscalda nell'uso pesante un po' all'altezza del processore, ma devo dire che è una cosa assolutamente accettabile. Scheda grafica molto potente, Mali T660, che fa girare nel gaming il Note 5 in maniera davvero pregevole. Dettagli al massimo e giochi sempre fluidi. Per quanto riguarda un attimino la parte hardware, troviamo ancora questa bordatura, questo contorno in alluminio davvero pregevole, ben costruito, solidissimo, accoppiamenti perfetti, bilanciere del volume sulla parte sinistra a tasti separati, tasto blocco sblocco sulla parte destra, sulla parte alta appunto il vano per la nano SIM, il secondo microfono per la riduzione dei fruscii, sulla parte bassa jack da 3,5, porta USB, microfono, speaker potente.
è anche pulito, è appunto la S Pen. Partiamo in questo caso proprio dalla S Pen con un click. Spengo il display anche per farvi vedere un'altra chicca che secondo me è stata implementata su questo Note. Quando vado a premere il pennino, si estrae e mi dà la possibilità di scrivere, quindi magari prendere degli appunti veloci, subito anche a schermo spento, per poi eventualmente o salvare o cancellare. La cosa che non mi è piaciuta è la cancellazione di questi eventuali post. Ovviamente qui si tratta anche di trovare un pelo nell'uovo, ma sul display di questa fattura e su un telefono che costa tanto, non costa poco, si poteva eventualmente, come vedete, implementare una gomma un po' più precisa. Ovviamente, vi ripeto, è una cosa assolutamente, diciamo così, leggera, una cosa su quale noi possiamo tranquillamente passare, ma mi premeva farlo sapere agli amici. Air Command, ovvero la penna, è stata migliorata, sempre pregevole. Basta puntare appunto la penna sullo schermo, premere il tastino e si apre l'Air Command. Molto bella la grafica di Samsung in questo caso. È vero che è una scelta personale, ma queste trasparenze donano un tocco di modernità all'interfaccia utente. Le solite possibilità quindi di scrivere sullo schermo scattando uno screenshot oppure eventualmente poter, vedete, ritagliare una fetta di schermo e poterla condividere o salvarla. Poi abbiamo la possibilità, anche questa presente sul vecchio Note, di poter accedere ad altre applicazioni e soprattutto la possibilità di variare. Vi faccio vedere subito, magari scegliendo delle applicazioni più o meno diverse. Abbiamo in questo caso aggiunto la galleria. Come vedete, abbiamo sei possibilità, oltre alle tre che ci dava anche il vecchio Note 4. Quindi possiamo aggiungere eventualmente del bubble che si apre con l'Air Command, no, la galleria, Facebook, WhatsApp, email, quello insomma che più ci interessa. E secondo me questa è un'ottima implementazione. Connessioni. Cioè, ovviamente c'è di tutto, NFC, possibilità di condividere lo schermo, Bluetooth 2.0. Abbiamo il GPS che funziona ormai benissimo, assistito dal GRONASS, connettività Wi-Fi, la possibilità di utilizzare non solo quando andiamo a scaricare dei dati il Wi-Fi, ma contemporaneamente anche la nostra linea internet per una maggiore velocità. Mi scuso solo con voi ragazzi per non essere riuscito a cambiare un attimino il linguaggio, quindi la lingua del telefono che come vedete è settata sull'inglese. Ho seguito la procedura che tecnicamente bisognava fare, ovvero avviare il telefono senza la SIM e utilizzare il nostro account Samsung, ma probabilmente questa era una cosa da fare su un telefono americano. Questo è un telefono che viene da Hong Kong e probabilmente la procedura sarà diversa. Parte telefonica è come quella di tutti i Samsung. Ultimamente il dial è restato, diciamo così, sfoltito, è molto più lineare di quello posto sui vecchi Samsung. Devo dire che il telefono riceve molto bene, ci sentono dall'altra parte in maniera chiara e anche il viva voce si comporta abbastanza bene. La linea è sempre ben salda, difficile perderla una volta che si è agganciata la chiamata ed è anche possibile ritornare di nuovo in linea in maniera molto rapida provenendo da un fuoricampo. Proviamo a fare il nostro 133. Alziamo il volume. Benvenuto in 3. Per conoscere il credito C'è anche la ricevuto, il possibilità di consumo volume dei tuoi soldi extra. e ricaricare, digita 1. Per proseguire su 133, digita 2. Tra virgolette, io sto chiamando da una zona dove effettivamente il segnale su altri telefoni non si riesce a prendere. Invece devo dire che in questo caso la chiamata, come vedete, è stata rapida e stabile. La touch width, la solita, non mi soffermo su cose già viste, perché facendo questo pinch si può entrare agli sfondi, si possono aggiungere widget, cambiare temi. Tra virgolette, mi è molto piaciuto il tema, quindi o meglio le icone che Samsung ha implementato sulla nuova touch width, però solito appunto. A me non piace la
chiaramente è un fatto personale, ma mi sento di dirlo, a me non piacciono, non piace una home disordinata. Quindi le icone native sono tutte quante, vedete, smussate un po' a livello di Symbian, non che abbia copiato, perché ormai qui le icone non è che le possono fare esagonali, però poi vedete che le icone di terze parti, quindi di applicazioni di terze parti, non hanno la stessa forma delle icone native, e questo onestamente non mi piace. È vero che si può andare nei temi e variare o scaricare qualche launcher alternativo e comprare un pacchetto di icone, però onestamente io mi sento di tenere il telefono sempre in maniera standard, perché secondo me è più pulita e si va a sfruttare meglio l'interfaccia utente. Su questo aspetto Samsung poteva fare di più, e possono fare di più anche gli sviluppatori, perché i temi, a parte 4.5, fanno veramente ridere. Sicuramente quelli di HTC sono implementati, sono fatti meglio. Samsung sotto questo aspetto dovrebbe lavorare un po' di più. Andiamo a vedere un attimino il browser. Non proviamo Chrome, ma proviamo il browser stock. Vi dico subito che non ci sono particolari rallentamenti. Il browser è sempre rapido. Andiamo un attimino su il sito del Corriere della Sera. Lo utilizziamo come benchmark su tutti i telefoni, lo facciamo anche con questo Note 5. Richiediamo un attimino la vista desktop e aspettiamo che la pagina si ricarichi. Si deve ricaricare tutta per avere una, diciamo così, un'idea chiara di quello che è il browser. Ho tappato io involontariamente su qualche notizia. Torniamo un attimo indietro. Ancora modalità desktop. Ecco qui, pagina carica. Come vedete, il pinch, il pan, muoversi nella pagina, andare su, giù, scrollare, operazioni che si eseguono in maniera perfetta. Possiamo entrare anche in un'eventuale notizia per vedere come si comporta. Non c'è resize del testo, cosa che non implementa nessuno, ma secondo me è davvero molto comoda. Potrebbero un po' sforzarsi i produttori nell'implementare questa funzione. Quindi il browser si comporta davvero molto bene, nonostante la pagina, come avete visto, sia abbastanza pesante. Andiamo un attimino anche nelle email. Vabbè, il client mail è assolutamente perfetto. Le email sono subito a tutta pagina. Chiaramente questo è un telefono molto 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 produttivo. Il pennino è davvero un plus. Quindi in questo caso noi, magari se abbiamo bisogno di condividere, non so, parte dell'email, come vi dicevo prima, possiamo eventualmente tirare fuori il pennino, utilizzare le varie funzioni, quindi uno screenshot, e magari scriverci su, per poi eventualmente condividere, cancellare o inoltrare l'operazione. Quindi il client mail stock di Samsung, come già in precedenza, è un client molto molto performante. Per quanto riguarda la fotocamera, il miglior Android in circolazione. Ho fatto delle comparative con altri Android, anche con il, diciamo così, il gemello Samsung Galaxy S6 Edge Plus. La fotocamera è ottima, però a differenza del Galaxy S6 Edge o Flat o Plus che sia, si apre in maniera più rapida, ha una messa a fuoco più veloce. Come vedete, il telefono mette subito a fuoco. Ha una capacità di scatto di velocità impressionante anche nel renderizzare la fotografia entrando nella fotocamera. Quindi i dettagli sono al massimo. Abbiamo fatto la fotografia in condizioni pessime di luce. Come vedete, ci sono angoli bui, angoli illuminati. La scena è abbastanza buia e devo dire che il telefono si è comportato in maniera egregia. Io non ho mai visto su un telefono Samsung o comunque su un altro Android una fotocamera del genere. Guardate questa, è una foto davvero bellissima. Se una persona non sa che questa è una foto scattata col telefono, può pensare che sia una delle classiche immagini di test. Invece no, questa l'ho scattata io al lavoro. Tra virgolette, su questo display da 5,7 pollici QHD con una risoluzione altissima,
abbiamo più o meno 570 mega, 570 ppi se non sbaglio di risoluzione. Vabbè, io sono uno che bada poco alla scheda tecnica, quindi se volete potete chiedere eventualmente il numero preciso sulla nostra pagina. Anche in questo caso abbiamo una macro, dettagli al massimo, abbiamo una scena, come vedete, con buone condizioni di luce. Devo dire che i dettagli anche in questo caso sono al massimo. Guardate qui i riflessi su questa parete specchiata, quindi devo dire che effettivamente la fotocamera è promossa a pieni voti. Poi ovviamente c'è la possibilità non solo di scattare foto, ma di girare video anche in 4K. C'è la possibilità anche di modificare con i vari parametri, quindi ISO, bilanciamento del bianco, eccetera, eccetera, la foto a seconda della scena che dobbiamo fotografare. E cosa ancora più positiva, ma questo avviene già da un po' sui dispositivi Samsung, è che il sensore è a 16 pixel, a 16 megapixel in 16 noni, quindi davvero una fotocamera molto molto performante. Per quanto riguarda la parte audio, apriamo un attimino Tiny Radio, la nostra applicazione che utilizziamo come benchmark. L'audio devo dire che è sempre pulito, non è gracchiante, si sente molto molto bene. Mi sarebbe piaciuto forse più uno speaker stereo, quindi anche uno speakerino posto da quest'altra parte, anche per equilibrare un attimino il suono, però già è tanto che Samsung non ci abbia messo lo speaker sulla parte posteriore. Fortunatamente con le ultime serie, quindi dal Galaxy S6 in su, lo speaker è posto sulla parte bassa. Secondo me la scelta è davvero azzeccata. Non siamo a livello di HTC che con il suo Boom Sound, anche sull'M9 Plus, Plus, chiedo scusa, ha fatto un ottimo lavoro. Bando alle ciance. Sono, come dicevo, molto molto pulito. I comandi vocali e lo sblocco per le impronte digitali. Lo sblocco è rapido, sensibilmente migliorato rispetto ad S6 Edge. Forse probabilmente questo è dipeso anche dagli aggiornamenti. Non siamo però ancora a livelli di Apple. Io credo che questo sia dovuto anche ad un problema proprio di forma del tasto. Su Apple il nostro dito si adatta meglio, qui invece si adatta leggermente peggio, però devo dire che lo sblocco perlomeno 7 volte su 10 funziona. Traggo le conclusioni. Secondo me, questo Note ha migliorato sensibilmente le prestazioni del Note 4, anche perché il Note 4, secondo me, è stato un mezzo flop. Aveva un sistema operativo abbastanza pastoso, non molto fluido, si bloccava soprattutto con l'Lollipop, che ha una gestione della RAM a dir poco pessima. In questo caso invece, un po' per la RAM potenziata, un po' per le ottimizzazioni di Samsung, il telefono risponde sempre molto bene. Avrei comunque preferito ancora una gestione della RAM migliore, anche perché generalmente 3 giga di RAM sono sempre occupate delle applicazioni in background. Ultimo cenno alla batteria, uno dei pochi telefoni che vi porta tranquillamente alle 22 con un uso non pesante ma pesantissimo, quindi mail, WhatsApp, applicazioni, Facebook, non so, Telegram, eccetera, eccetera, quindi messaggistica, internet, eccetera, eccetera, faticano a buttare giù questa batteria che poi, tra virgolette, è munita anche del risparmio energetico normale e del risparmio energetico ultra. Devo dire che secondo me Samsung l'errore l'ha commesso l'anno scorso. Il Note 4, come vi dicevo, a me non è piaciuto, quindi ha fatto comunque calare inevitabilmente le vendite. E questo probabilmente ha spinto Samsung a non produrre subito, o meglio, a non lanciare subito il Note 5 in Europa. Chiaramente, vedremo con il tempo Samsung che cosa deciderà di fare, ma vi assicuro che questo Note 5 è davvero un gran terminale. Da Luigi di Multibrand Distribution è tutto, alla prossima recensione.